Aspetta che non so se sono a fuoco, non riesco a capire. All'accendino. Ciao! Hai urlato più di me, è difficile. Benvenuti in un nuovo video. Abbiamo qui un ospite speciale, Nadia Tempest. Sei tu l'ospite speciale, forse. Comunque vi ho portato pacchi per un in segreto. Cioè, solo per questo cascate di like, va bene? Non cascate per terra. Oddio, ho fatto una battuta come te, incredibile. Se qualche volta vedrete a fuoco lui, io non sarò a fuoco, tutto normale. No, io non... lo sarò. Non così, ma è fortissima questa cosa. Ma perché mi prende in giro per il mio cantilenare. Faccio così, basta. Nuova parola chiave di oggi sarà Natale. Donna di 19 anni. Fino a 14 anni pensavo che città natale significasse la città dove fai le tue vacanze di Natale. Ma cioè, ma chi è? Ma è Nadia da piccola. Ma sentila, pure io lo pensavo, però. E vedi, infatti. Ma non l'ho scritto io. Ero fissata con la parola feriale. Dicevo, scusami, ma perché si chiama giorno feriale se invece si fanno le cose normalmente? Cioè, abbiamo ragioni o no? Io e questa ragazza, scusa. No, ora la conferma. Non ero io. Donna di 19 anni, un'altra. Ho creduto che a Babbo Natale fino a 12 anni. Quando ero in quarta 20, quando ero in quarta elementare, i miei compagni già non ci credevano più e prendevano in giro chiunque lo facesse. Per non essere derisa, mi unii a loro. Mi ricordo perfettamente di essere andata in bagno dopo e aver chiesto umilmente scusa a Babbo Natale per aver dubitato della sua esistenza. Me la immagino in bagno, scusa, non lo faccio più, tu esisti, tu sei un grandissimo, portami quel giocattolo. Tu fino a quanti anni hai creduto in Babbo Natale? Sei, quando ho iniziato ad andare a scuola me lo disse. Fino a 6 anni fa? No, fino a 6 anni. Uomo di 18 anni. Quando ero bambino, per Natale suonò al citofono un uomo che rispose dicendo: sono Babbo Natale. Allora, tutto contento, iniziai a correre e lo abbracciai forte pensando che fosse mio padre travestito. Certo. Alla fine scoprimmo che era già stato in altre case per commettere furti. No! E cosa hanno fatto? No, non mi puoi lasciare così! E alla fine erano di là. Sì, ho capito. Se dici alla fine scoprimmo che era già stato in altre case, vuol dire che se la... Ma non è normale, cioè tutto questo non ha senso. Donna di 16 anni, quando avevo circa 7-8 anni, che ha preso la risatina, adesso non ne usciamo più. Da psycho che ti vuole fare del male. Vai, sotto la doccia. Quando avevo 7-8 anni, a Natale, mio fratello più grande mi disse di aver comprato un regalo. Andando sotto l'albero, presi il regalo, ben impacchettato. Lo aprii, mi aveva regalato una scatoletta di tonno. Questa è un'idea. No, ma cioè, devo farla quest'anno. No, perché lui, capito che cosa ha fatto? Ha detto: io ti ho fatto un regalo. Allora lì è stato tutto quanto il tempo a aspettare quel genio? Cacchio di regalo. Fatemelo conoscere. Potrei fare un regalo tipo la scatoletta di tonno, un'altra la scatoletta di Simmental. Ecco, sì, è di mais. Uomo di 16 anni. Ero alla cena di Natale con i miei. E io mi ero messo a discutere sul perché secondo me i risvoltini fossero ridicoli. E mentre stavo argomentando la mia tesi, mi interruppe mia madre dicendo: a me invece piacciono, non li parlo da 2 giorni. Ma perché ce l'avete? Cioè, nel senso, neanche a me fanno impazzire, soprattutto quelli alti. Però c'è addirittura la gente che non si parla per nessuno. Assurdo. Donna di 16 anni, da piccola i miei genitori e le maestre dicevano, come a tutti i bambini, che mi sarei dovuta comportare bene per finire sulla lista dei buoni di Babbo Natale. Ed io chiedevo loro: ma Babbo Natale come fa a vedermi? Loro rispondevano: Babbo Natale guarda tutti i bambini. Io ne ero rimasta turbata, ecco, un'ansia incredibile. Quindi quando andavo in bagno, facevo il più fretta possibile per non farmi vedere da lui mentre facevo la pipì o la cacca. Quando ho scoperto che non esisteva, mi sono sentita subito sollevata. Cioè, ma l'ansia che, ma veramente, l'ansia che mettete, allora, non dite vi guarda, vi vede. Mi aveva detto anche ti guarda e ti vede. Esatto. Uomo di 23 anni, la notte della vigilia di Natale dell'anno scorso l'ho trascorso in pronto soccorso con il naso rotto. Oddio. Ho raccontato a tutti di essere caduto, ma in verità la causa del mio infortunio è stato mio nonno, che dopo aver fatto tombola ha allargato le braccia in segno di esultanza e involontariamente mi ha sferrato un destro in piena faccia. Quest'anno penso che mi siederò a fianco a mio zio che non vince mai. Avevi Nadia a fianco, perché la vigilessa, io la chiamo così, perché faccio segni di quei vigili agli incroci. Avevi lì a fianco. No, tipo quando faccio ciao, boom. Donna di 18 anni, qualche anno fa, alla messa di Natale, ero in fila per l'ostia e chi incontravo mi diceva: ehi, auguri, oh auguri, oppure buon Natale. Arrivo davanti alla suora che fa, il corpo di Cristo. Ma questa cosa mi è nuova, ragazzi, io che io sappia soltanto i sacerdoti. Comunque io inizialmente avevo capito in fila per ostia. No! Ostia, la figa di persone. No!
Comunque arrivo la da... suora dava l'ostia. Arrivo davanti alla suora che fa corpo di Cristo e io invece di dire amen le ho fatto auguri. Questa è come la mia figura quando sono andata sull'autobus infatti. Ho detto buonasera a tutti. Chi non l'ha visto vi metto sempre qua il video. Disagio. Dis proprio. Donna di 14 anni. Ieri mia nonna mi ha dato il regalo per Natale che consisteva in 100 euro. Per essere gentile gli ho detto che non doveva darmi tutti quei soldi, ma dentro di me ero felice. Allora lì mi ha tolto 50 euro e se n'è andata. Come? Io ci sono rimasta malissimo. No. Ma che nonna dai. No, ma visto quando vuoi fare... No, ma no, è troppo davvero. Ha capito? Allora, hai ragione. Allora, sappiate che quando uno dice no, no ma non dovevi, dovevate. Uomo di 17 anni. Quando ero piccolo, a Natale, mentre i miei amichetti domandavano macchinine, telecomandate e supereroi, io mi dilettavo a domandare aspirapolveri. Non riesco tuttora a capacitarmi del fascino che esercitassero su di me. Il bambino che sai chiede anche la aspirapolvere. Me avevano un fascino particolare perché c'erano delle aspirapolvere che avevano la base tipo come delle macchine telecomandate, capito? Sì, ma non ha senso non tutto questo. Tu invece l'hai avuta da grande, visto che abbiamo 18 aspirapolvere. Ce l'ho detto, e ogni anno questa è la migliore, l'anno dopo c'è un'altra. Allora, no, ma questa ne abbiamo 18. Soltanto chi ha una casa con più di un animale, ma pure uno va bene, che magari ha il pelo lungo, può capirmi, perché uno è sempre con un aspirapolvere in mano. Donna di 19 anni, un grazie alla lacca di mia nonna, che neutralizza l'odore della mia cacca ogni Natale. Anche io quando la lacca. Do la lacca. Ma mica profuma la lacca. Sì, certo. Allora. Ma più che profuma, fa un odore, no? Quindi copre l'odore di lacca tanto, è forte. Tanto. Sì, amore. Ecco, perché sentivo no, quando entravo in bagno l'odore di lacca. No, cioè, che cacca a casa. Ma mica si mette la lacca, Nadia, di sopra. Senti, tua madre utilizza il profumo. Profumo di mamma. È un po' uno spruzzetto. Ma quando come... Mamma, cioè ti sta... ecco perché ti dice... No. Ecco perché mia madre dice: ma sto profumo l'ho comprato ieri. Ma in 9 anni è capito due volte. Capito? Però quelle due volte l'avrà pagato. No, scusa, no, metti così. Ma no, facciamo solo tac e basta. Ah. Donna di 18 anni. Da bambina a Natale chiedevo a Babbo Natale i regali più costosi perché volevo fare risparmiare i miei genitori. Chiedeva i regali più costosi a Babbo Natale perché volevo. Se io chiedo quelli più costosi a Babbo Natale, i miei genitori invece mi fanno i regali meno costosi. Va bene, può bastare. La prossima parola anche sarà molto molto interessante secondo me. Comunque lo scoprirete nel prossimo video in segreto. Io vi mando un bacio enorme e like a questo video, mi raccomando. E noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su questo disagiatissimo disagiato canale. Ciao.